oggi parliamo di giustizia, legalità e sicurezza. Sono temi che da sempre hanno svolto grande importanza anche nel nostro programma e nella nostra attività politica, ma in questo momento è particolarmente importante perché non si parla soltanto del funzionamento della giustizia, ma anche di quegli aspetti che la popolazione sente fortissimamente, quello della sicurezza, quello della lotta alla criminalità organizzata, di tutti quegli interventi che il nostro Stato ha necessità per far sì che possiamo contrastare in maniera ferma tutti gli aspetti della criminalità. Io credo che sono tematiche che la gente aspetta. La relazione della Commissione Antimafia ci ha dato delle indicazioni di come il nostro Stato può essere in certe situazioni vulnerabile. La nostra azione sarà nei prossimi anni quella di debellare il fenomeno, di creare quegli elementi di presidio, di salvaguardia perché si possa nuovamente in tempo breve vivere in uno Stato sempre più sicuro, dove la giustizia funziona e dove soprattutto si è orgogliosi di fare una lotta contro la criminalità organizzata. Quelli che sono i piani su cui la coalizione nostra vuole intervenire sono principalmente quello della sicurezza, della legalità e della corruzione. Per quanto riguarda la sicurezza, i due interventi principali sono quello innanzitutto di un maggiore controllo del territorio e di un riordino delle forze di polizia. Per quanto riguarda la legalità, introdurre una maggiore certezza del diritto e anche una maggiore conoscenza di quelle che sono le regole, quindi della convivenza. E attuando anche degli interventi, soprattutto sul profilo processuale, quindi relativamente alle cause civili e penali, l'introduzione del codice di procedura penale, una maggiore professionalità di quelli che sono i magistrati che hanno determinate competenze, come magari quella dei reati di natura fiscale o le infiltrazioni malavitose che purtroppo in questi ultimi tempi sono emerse. Per quanto riguarda invece la lotta contro la corruzione, che è stata recentemente messa in luce dalla relazione anche della Commissione Antimafia, due sono i principali interventi. Il primo, quello dell'adeguamento alle disposizioni del Greco, e il secondo, quello per quanto riguarda la pubblica amministrazione, dell'introduzione di un codice etico per i pubblici dipendenti. Commissione Politiche per gli Affari di Giustizia e il Consiglio Giudiziario Plenario sono due organi fondamentali dello Stato e servono come cerniera di raccordo fra la politica che ha il potere legislativo e la magistratura che ha il potere giudiziario. Sono fondamentali perché nel reciproco rispetto possono garantire l'uno all'altro il buon funzionamento delle proprie autorità. Come la politica può aiutare la magistratura nel suo lavoro? Annualmente viene prodotta dal Tribunale attraverso il magistrato dirigente la relazione annuale sullo stato della giustizia che dà una radiografia appunto dello stato del Tribunale, del suo lavoro, e fornendo fra l'altro diversi spunti e proposte per poter intervenire dal punto di vista legislativo. Così è stato fatto nella scorsa legislatura, riformando l'ordinamento giudiziario e l'organigramma stesso del Tribunale. Cosa fare da qui alla prossima legislatura e durante la prossima legislatura? Per esempio, poter rafforzare l'attività di indagine attraverso la polizia giudiziaria in modo che in tribunale possano intervenire direttamente con l'attività inquirente, liberandola da grande lavoro, diciamo, che può essere reperito e svolto da altre forze di polizia. La giustizia nel nostro paese è un problema che si sta facendo sempre più attuale. Le ultime vicende hanno evidenziato che anche San Marino non è immune da fenomeni quali quello della criminalità organizzata. La Convenzione di Palermo è una risposta che tutti i paesi del mondo stanno cercando di dare per contrastare questi fenomeni. La nostra adesione è stato un atto molto importante che certamente potrà portare risultati. Sulla base di questo atto abbiamo sviluppato accordi di polizia con i paesi vicini, altri ancora possono farsi con altri paesi in caso di emergenze per contrastare determinati fenomeni o determinate organizzazioni malavitose. Questo è un passaggio estremamente importante perché un paese piccolo come il nostro possa dare delle risposte di tipo internazionale e globale a questi fenomeni. Un altro passaggio determinante sarà quello del Greco, della lotta alla corruzione, ovvero di quei sistemi che tutta Europa si sta adottando per cercare di contrastare un fenomeno dilagante, pericoloso e che molto spesso finisce per essere il viatico anche di infiltrazione della malavita organizzata nei vari paesi, che è quello della corruzione.